Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti. Allora, premessa importante: sono in macchina, mettete sempre la cinta quando guidate. Ora io sono fermo al semaforo, però quando si parte, ragazzi, evitate di guardare il telefono, guardate avanti, è quello che farò io. Ieri mi sono visto il Barcellona, ragazzi, il Barcellona. L'ho visto a sprazzi, poi con gli highlights estesi, insomma, ho approfondito. E anche l'Atletico Madrid. Allora, il Barcellona vince 5-1 contro il Valladolid, l'Atletico Madrid invece viene fermato 1-1, viene fermato solo 1-1 in trasferta. Tra l'altro l'Atletico che pronti via va in vantaggio con il gol di Morata. Tra l'altro Atletico che c'è nel girone della Juventus, c'è nel girone della Juventus, Morata ex Juventus. E poi arriva il gol di Perez per l'Atletico Madrid, l'ennesima occasione buttata, perché poi effettivamente nemmeno sta messo così male in classifica. Se non vado errato sta a pari punti con la seconda, ovviamente con un match in più quanto vi pare a voi, però è detto due match in più dal Real e dal Barça, che il Barça gli è comunque sopra, quindi l'Atletico è visibilmente in ritardo. Però al di là di questo, comunque potrebbe tranquillamente aver fatto un pochino meglio. C'è anche ieri un'occasione, a mio modo di vedere, piuttosto sprecata, perché tu devi andare a vincere su campi del genere. Non che poi battere l'Alavés sia la cosa più semplice del mondo, e l'abbiamo visto anche quando l'Alavés ha affrontato squadre come il Barça, come il Real, come il Siviglia. Però se già sei in ritardo, diciamo, se già hai perso punti, se già hai perso terreno, devi vincere, devi arare qualunque cosa ti capiti a tiro, e questo l'Atletico Madrid non lo sta facendo. Poso le vesti di analista dell'Atletico Madrid e passo e prendo quelle dell'analista del Barcellona. Perché? Perché ieri, ragazzi, ancora una volta Leo Messi è stato superlativo. Ancora una volta Leo Messi è stato pazzesco. Ancora una volta Leo Messi è stato il giocatore di calcio che un tifoso appassionato del football vuole vedere. Perché dico questo? Perché dico questo? Perché ieri il Barça vince 5-1 contro il Valladolid. Per quanto il Valladolid possa essere un test attendibile per la squadra blaugrana, vince 5-1 comunque il Barcellona grazie a due gol di Leo Messi e un assist e mezzo, facciamo due, sempre della pulce, del fenomeno argentino. E io, ragazzi, credo che le parole per descrivere, per definire il calciatore siano praticamente finite. Quando poi vado a parlare del pallone d'oro, eccetera, eccetera, faccio dei ragionamenti che ovviamente vanno un pochino a non scontrarsi con quello che è il talento del giocatore. Ieri, ragazzi, il Barça va avanti, dopo niente si fa riprendere, ma poi è straripante. Cioè, il Barcellona ha una squadra troppo forte per la Liga, e anche qua un po' mi dispiace sinceramente, perché è verissimo che alle spagnole va dato merito per quello che hanno fatto in generale in Europa, però è anche vero, ragazzi, che squadre come Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Siviglia e via discorrendo affrontano veramente poche compagini di livello in tutto il campionato. Anche ieri il Barcellona va a vincere 5-1 col Valladolid in scioltezza, dopo che il Valladolid era riuscito a riprenderla. È un Barça che insomma passeggia, ok? E se tu c'hai la possibilità di affrontare un match comunque sì contro una piccola, perché poi il Valladolid è una piccola, ma passeggiando è normale che poi quando arrivi in come posso dire, arrivi in condizione di doverti giocare uno scontro europeo importante, allora a quel punto hai la strada abbastanza spianata. Non so se mi spiego. C'è tipo Juventus, Inter, Napoli, quando affrontate il Brescia, che non è una promossa, con l'allenatore che in questo momento tra l'altro è anche a rischio esonero, Corini, si fanno un culo grosso come un secchio. E in Spagna succede, quest'anno, quegli ultimi due anni, sta succedendo leggermente di più. Però è sempre una cosa molto vaga, è sempre una cosa in ritardo, quindi nel senso sono abbastanza
sono abbastanza d'accordo con questa tesi, ne parlavo anche sul mio gruppo Telegram, boh, fatemi sapere la vostra. Comunque siamo al semaforo, quindi adesso prendo il telefono. Vi ringrazio per essere stati con me, grazie per aver visto questo video, buoscela all'Allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video, ciao raga!